Il complesso monumentale è uno degli esempi più belli dei santuari in opera incerta, paragonabili a quelli presenti a Palestrina. No. Ma fai un lavoro. Oggi continuiamo il nostro viaggio alla ricerca del. Sì, alla ricerca di de chi? Alla ricerca della verità. Ecco. Al piano superiore sono stati poi ritrovati degli importanti resti di epoca medievale. Al piano superiore! Gli archi che si possono notare dalla parte bassa della città, che si notano nella terrazza inferiore e nel terrazzamento ovest, richiamano un'architettura propria della civiltà ellenistica. Non ne hanno neanche contezza dell'esistenza, e in più è tenuta nel degrado più totale, scoperta da vegetali, infestata da qualunque forma praticamente di cazzo, perché non è più la memoria collettiva anche degli abitanti, insomma, della città. Si perse proprio la memoria del, no, raggiungiamo perché l'ho detto due volte, da Diana. Incontriamo le tre strutture principali in esso esistenti. Allora, la prima è sicuramente in ordine di importanza, è quella che sorreggevano l'ampio tetto a spiovente del tempio stesso, e colonne la cui origine è sicuramente di tipo corinto. La sua origine, perché? Allora, intanto essa è disposta a sud-ovest per motivi di tipo religioso. Infatti tutte le strutture devono essere poste verso sud. È forse la più importante di tutto quanto l'area in cui insistono il Tempio di Giove. È appunto la sostruzione. Porco! Deriva dal greco skaios, quindi sinistro occidentale. Aveva il, diciamo, il piedritto sinistro. Dal greco skaios, quindi significa sinistro occidentale, indicava un'apertura che aveva un'apertura. Questa è una tecnica che deriva il suo nome proprio dalla forma della cortina esterna, perché l'opera incerta praticamente sono una serie di massi approssimate, diciamo, di il braccio nord del triportico aveva un avancorpo due torrioni laterali a base quadrata. Questo avancorpo sulla parte posteriore. Allora, no, aspetta. Vado. Scendendo la scala, no,